Parla di pensare alla destra, alla sinistra. Noi siamo italiani, sti cazzi della destra e della sinistra. Non esiste più da 50 anni. Non esiste più, ci stanno prendendo per il culo. Esiste solo un grandissimo calderone di gente che si fa i cazzi suoi. Si dipende da noi, sta nelle nostre mani. Noi torneremo a rimirare le stelle. Noi viviamo tutti i giorni in lotta all'interno del nostro paese contro i stessi nostri politici che dovrebbero difenderci. Noi uniti siamo l'Italia. Siamo gli italiani, non siamo di destra, non siamo di sinistra, non esiste Salvini, non esiste nessuno, non esiste Renzi, quella gente là non ci rappresenta, non sa che cazzo vuol dire avere fame, avere bisogno folle di lavorare, avere bisogno di stare fuori le case per cercare di portare la pagnotta a casa, avere gente malata in casa che non si può curare perché c'è la fila negli ospedali pubblici. A parte ragazzi, nessuno più ci rappresenta, noi ci rappresentiamo, un pugno è fatto di tante dita unite e noi siamo tante dita dello stesso pugno, pugno chiamato Italia. Questo farmaco c'è, guardatevi in giro, cazzo ragazzi, guardatevi in giro, guardatevi. Guardatevi in giro, guardate la gente suona, la gente festeggia, la gente è in strada, i sakura fioriscono. Guardate che bello. Guardate quest'albero, sta fiorendo. Questi sono sakura, sono i fiori più belli del Giappone, sono i fiori più delicati del Giappone, sono la cosa più bella che il Giappone ha. E li cura, è un fiore ragazzi, dobbiamo imparare ad apprezzare anche queste cose, perché è da queste cose semplici che noi ritroveremo la forza per rinascere, ragazzi. Convincere che dobbiamo essere belli e ricchi, no ragazzi, la ricchezza è altro, la ricchezza siamo noi, è la nostra cultura, è tutto quello che abbiamo costruito fino a... È fatta ragazzi, l'opinione pubblica ci deve notare, non possono più negarci qualcosa che esiste, perché vedete ragazzi, acquistare questo farmaco è facilissimo. Basta che l'Italia si impegni a stipulare con la Fujifilm, la proprietaria e l'inventrice di questo farmaco, per acquistare i diritti di rivendita di questo farmaco. E noi ce l'abbiamo anche in Italia. È ovvio che non possiamo curare chi è in fin di vita, chi ha già delle lacerazioni polmonari, ma possiamo far sì che tutti quelli che si ammalino da oggi in poi possano guarire. Ragazzi, esiste il farmaco, c'è la vita, è quello che questa gente adesso gli sta dando la vita, gli sta permettere di rinascere, stanno tutti in giro. Fino a 3 settimane fa, io quando sono venuto in Giappone, non c'era un cazzo, la gente non era in strada, e non perché avessero l'obbligo di stare in casa come noi, perché si autoregolamentarizzavano. Come mi fate prendere per il culo ragazzi, la Germania, come ha sentito puzza che sta arrivando questo farmaco, come ha capito che noi potremmo liberarci dalla sua morsa, che cosa ha fatto? Già ha fatto spargere la notizia che loro forse hanno il farmaco. L'America, già io 3 mesi fa, andatevi a rivedere i miei vecchi video, un farmaco americano contro l'Ebola che poteva curare questo virus, e adesso guarda caso l'America, dopo 3 mesi che io ne avevo parlato, l'ha tirato fuori. Perché? Perché adesso che loro hanno trovato da soli il metodo per rinascere, l'America li voleva mettere in ginocchio, adesso che hanno trovato il modo da soli per rinascere, l'America dice vabbè, allora a sto punto lo tiriamo fuori pure noi, famo vedere che siamo noi salvatori. Nessuno è salvatore qua ragazzi, qua ci dobbiamo salvare da soli. Oggi è 21, fra poco è 22 qua in Giappone, perché è quasi mezzanotte. Ce la faremo regà, ce la faremo, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Il video è in live da Ikebukuro, Giappone. Mi siedo a terra, qua in Giappone si usa sedersi in terra. Eccoci qua. Allora, rispondo alle vostre domande, ragazzi. Sotto questo meraviglioso albero di sakura, guardate che bello. Noi rifioriremo come lui. Cerchiamo di stare insieme, perché è solo insieme che da una mano aperta, da singoli individui, diventiamo un pugno e ci faremo sentire. Tornerò in Italia, organizzerò un raduno, ragazzi, una sorta di manifestazione. Ora più che mai abbiamo bisogno di unirci tutti quanti, perché da soli siamo niente. Io da solo sono nessuno. Con voi io posso fare qualcosa. Sono in Giappone, senza mascherina, senza quarantena. Vi ho fatto vedere la situazione qual è, ragazzi. La situazione parla chiaro. Ci incontriamo assolutamente, ragazzi. Ci incontreremo a Roma. Se questo farmaco non viene approvato dall'AIFA, e noi dobbiamo far sì che questo farmaco venga approvato dall'AIFA, noi dobbiamo unirci, dobbiamo far sentire la nostra voce, perché l'AIFA si senta costretta e venga allo scoperto, perché l'AIFA già sa dell'esistenza di questo farmaco. Stanno solo temporeggiando per pasteggiare sui nostri cadaveri, ragazzi. Il crollo dell'economia italiana non farà altro che favoreggiare i ricchi che compreranno le azioni crollate di tutte le cose italiane, di tutte le case italiane, di tutta l'elite italiana. Verranno ricomprate dall'Europa e verranno
comprate a dei costi bassissimi per poi farle rialzare, ci priveranno di tutto. Io importo questo farmaco in Italia, mi arrestano come contrabbandiere, ragazzi, mi danno 5 anni di carcere. E su questo profilo io darò appuntamenti per manifestare insieme, per lottare insieme. Noi saremo un pugno chiuso, ragazzi. Noi dobbiamo, ragazzi, per evitare che di venire additati come paranoici, complottisti, dobbiamo rifarci solo alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che un farmaco c'è e che in Italia non viene né distribuito né nominato. Quindi sicuramente qualcosa di marcio c'è. Dobbiamo concentrarci solo sull'ottenere quello che può rialzare realmente l'Italia. Se lo sai, ma hanno messo il penale per gli assembramenti, assolutamente certo che lo so, Valentina, ma come non mi hanno fermato adesso in Giappone non mi fermeranno neanche in Italia. Penso che tu un pochino ormai mi conosca, penso che sai che non sono una persona che si lascia fermare da nulla. Io sarò la vostra punta, voi siate la mia lama, voi siate la mia Elsa e siate il pugno che spinge la punta, ragazzi, perché solo così ce la faremo, solo così ce la faremo. Ragazzi, non vedono l'ora di farci passare per folli, non vedono l'ora di farci passare per complottisti, perché è solo così che continueranno a fare i loro sporci comodi. Sapete che cosa ha fatto Conte, ragazzi? Conte ha firmato con l'Europa un patto dove possono bloccare i nostri conti e prendere dai nostri conti dei soldi per la Banca Centrale Europea. Sapete che cosa vuol dire, ragazzi? Che loro già sanno quello che faranno, già sanno che continuerà questo problema, perché loro vogliono farlo continuare. Stiamo per vedere crollare una nazione e noi lasceremo ai nostri figli, alle nostre figlie, ai nostri nipoti le macerie di questa nazione senza niente. Senza niente, ragazzi. Noi dobbiamo agire non solo per noi, ma per tutti i nostri figli che verranno, per tutti quelli che avranno un'Italia in cui credere, in cui sperare, cercheranno un lavoro e non dovranno migrare. È mezzanotte, il Giappone è risorto, la gente sta in giro. Guardate, questa è la verità. La verità è questa. Questa è la verità. Il resto sono chiacchiere, ragazzi, noi ce la faremo. Noi non siamo destra, noi non siamo sinistra, noi siamo italiani. Da quando questo farmaco è stato nominato al telegiornale, da quando questo farmaco ha dimostrato di agire in Giappone, sono 3 settimane che viene somministrato questo farmaco. Questo è il primo sabato che il Giappone è rinato e come loro rinasceremo anche noi. Cioè, questo farmaco esiste e noi, è nostro dovere far sì che l'opinione pubblica sia costretta a parlarne, perché una volta che ne parla l'opinione pubblica, come io ho fatto con il Corriere della Sera, una volta che ne parlerà l'opinione pubblica, l'AIFA sarà costretto a mettere in commercio questo farmaco, non potrà più far finta di niente, altrimenti verrà additato come crimine contro l'umanità, perché conoscere l'esistenza della salvezza di un popolo e non metterla in atto è un crimine verso l'umanità, ragazzi. È un crimine verso l'umanità. E ai nostri giornali vi fanno vedere che loro sono sconsiderati. Non è così. Loro hanno l'Avigan, al telegiornale se ne parla tutti i giorni. Loro, questo è il primo sabato in cui sono rinati. Non c'è niente, ragazzi. Non ci sono cazzate, non ci sono bugie, non ci sono stronzate. È la verità. È la realtà. Che faccio tutte le settimane. Sono tre mesi che dico: c'è questo virus. Questo virus arriverà, colpirà anche noi. State in casa, lavatevi le mani, fate attenzione, non fate cazzate. Nessuno mi ha dato retta, ma avete dato del pazzo quando vi dicevo di stare in casa. Vi avete dato del pazzo quando vi dicevo di stare attenti. Ma avete dato del pazzo quando vi dicevo che c'era c'era questo farmaco. Come adesso mi avete insultato, ricevuto minacce. Non ci stanno altre cose. Io tornerò in Italia. Io posso stare qui. Io ho lavoro qui. Posso stare qui, ho casa qui. Io posso stare qui, eppure giovedì, consapevole della situazione che c'è in Italia, io torno in Italia perché io sono italiano e io in Italia farò in modo di far sentire la mia voce e la vostra cazzo di voce. Farò in modo di far sapere che qui in Giappone si vive, che qui in Giappone c'è gente, che qui in Giappone sono guariti, stanno bene. Io farò in modo che non pasteggeranno con i nostri cadaveri, ragazzi, perché è questo che vogliono fare. L'Europa e il mondo sta atterrando la nostra nazione per mangiarci, per divorarci. Noi non siamo Lazio, non siamo Milan, non siamo Inter, basta con queste cazzate. C'è un detto che dice: dividi et impera, dividi i popoli tra loro e impera. Perché vedete, ragazzi, noi viviamo in un paese
noi viviamo in un paese dove alla base della nostra società c'è il popolo sovrano. Il popolo sovrano è il cuore della democrazia. L'Italia è una nazione basata sul popolo sovrano. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di voi è capo, vuol dire che ognuno di voi è sovrano, vuol dire che ognuno di voi può decidere per la sua sorte. E questo ce lo stanno togliendo. Andalo, ragazzi, fanno in modo che noi siamo scoraggiati, ci stanno togliendo la speranza. Storia infinita dove c'era Atreyu col cavallo che doveva salvare Fantasia. Fantasia, ragazzi, è la nostra speranza. A un certo punto Atreyu, che è l'eroe di questa avventura, che legge questo ragazzo che stava diventando adolescente, quindi stava perdendo i sogni, stava perdendo la fantasia, Atreyu a un certo punto affronta questo lupo gigante nero chiamato il servitore del nulla, perché il problema era che il nulla stava distruggendo Fantasia, cioè la fantasia di questo ragazzo. Quando Atreyu, dopo mille peripezie, arriva da questo immenso lupo nero, gli dice: perché? Perché stai aiutando il nulla a distruggere Fantasia? E lui gli dice una frase, ragazzi, che fa venire la pelle d'oca se la pensate bene. Lui gli dice: perché è più facile dominare chi non crede in nulla. Fatta è un tradimento. La realtà, ragazzi, è che vi stanno distruggendo la testa. Vi rinchiudono in casa col Grande Fratello, con Barbara D'Urso, vi convincono che è importante che voi tifiate Roma o Lazio, che siate di destra o di sinistra. La realtà, ragazzi, è che questo non esiste più. Noi siamo un popolo meraviglioso. Chiediamo ancora perché stanno facendo questo e ancora ci chiediamo perché vogliono distruggerci. Ragazzi, noi siamo il potere assoluto, perché noi siamo la cultura, noi siamo Marconi, noi siamo Enrico Fermi, noi siamo gli inventori della radio, del telefono, dell'elettricità, quello che adesso ha reso potente il mondo. Lo abbiamo inventato noi. Il Giappone ci adora. Ciao, vedi, ciao, vieni qua. Hello, hello. Italia, Italia. Yes. Forza Italia. Italia, Italia. Milan, Milan, miss. Milan. Milan, Milan. Milan. Milan, miss. Where are you from? Milan, Milan. Milan. Okay. Okay. And you? Milan, Milan. Ah, okay. Milan, miss. Italia? Italiano. Yeah. Ciao. Ciao, ciao. 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 Bye bye. Visto? Visto, raga? Questo è l'Italia. L'Italia, l'Italia, ragazzi, viene riconosciuta ovunque. L'Italia viene apprezzata ovunque. Noi siamo il popolo che porta questo, porta l'allegria, porta l'aiuto, porta la felicità. Noi abbiamo dato tutto al NN, ragazzi. Se scrivete Avigan sopra a Google, vi esce la Wikipedia americana, sperando che non ve lo tolgano, quindi andate, fate screen, salvate più messaggi possibili. No, no, raga, io sono a vostra completa disposizione, io sono un italiano, sono un vostro fratello. Andate su Google, digitatelo, trovate tutto, tutto, trovate tutto. Trovate, scrivete Avigan Cina, scrivete Avigan Giappone, scrivete Avigan Indonesia, scrivete Avigan Iran, vi escono fuori tutti gli articoli. Io ho postato qua sotto, c'è un link, ragazzi, lo trovate sotto il video del giornalista che parla di Conte e del trattatino che ha fatto con la banca tedesca, con la banca centrale. Trovate il link dove c'è l'articolo della CNN che parla del Giappone che sta fornendo il... Di nuovo, insomma, a me, eccolo qua, guardate. È mezzanotte e mezza, ecco, questa è la situazione in Giappone, a mezzanotte e mezza. Guardate che meraviglia, a mezzanotte e mezza. Regà, non c'è un cazzo da fa. Qualcosa se che noi cominciamo a far girare la voce di questo farmaco, se questo farmaco vuole e viene fuori, scommettete che noi in meno di due settimane siamo fuori da tutto sto casino? Scommettete che a un certo punto tutti inizieranno a fare: oh, è passato tutto, oh, stiamo tutti bene. Ma guarda un po', no, basta quarantena, no, basta cazzo, poi diventeranno tutti eroi, quando si verrà a sapere, quando nessuno potrà più negare questo farmaco, diventeranno tutti eroi, raga. Il mio timore è un farmaco che cura questo stato influenzale chiamato coronavirus o Covid-19, ma questo Covid-19 a lungo andare lacera il tessuto polmonare, e questo Avigan, per quanto sia un farmaco ottimo, non rigenera i tessuti, altrimenti non avremmo parlato di un farmaco che cura, avremmo parlato di un miracolo che fa ricrescere le braccia, il tessuto polmonare, e non stavamo qua, stavamo a stappare la bottiglia col il premio Nobel. Ok? Quindi è ovvio che dobbiamo sbrigarci prima che tutto questo crolli, prima che ci crolli addosso l'Italia, perché la nostra economia, ragazzi, purtroppo sta crollando. Robertino, ce la stiamo facendo, perché io non ho mollato. Io con Attilio Frisone, eccolo qua, io con Attilio Frisone
poliziotto della Polizia di Stato che ha servito lo Stato sulle volanti in giro per Roma e oggi sta nell'ufficio stampa della Polizia, grazie a lui, grazie ad Attilio Frisone, ricordatevi questo nome ragazzi, perché io da solo non ce l'avrei fatta. Grazie a lui io oggi sono riuscito a parlare con il giornalista del Corriere della Sera che domani farà uscire l'articolo sul Corriere della Sera nazionale, non regionale, nazionale, con un'intervista dove parlo di questo farmaco. Ragazzi, non sono io il numero uno, siamo insieme i numeri uno. Io sono stato qua e ho lottato, ma senza di voi alle spalle, senza Frisone, Attilio Frisone. E ricordatevelo ragazzi, quando pensate a tutte le guardie, a GAB, a polizia de merda, ricordatevi che il mondo è fatto di buoni e cattivi nella polizia, nei carabinieri, tra gli esseri umani normali, tra i dottori, tra i politici. Esiste gente buona, esiste. Notte, io mi sveglio la mattina con i suoi messaggi, vado a dormire la sera con i suoi messaggi, messaggi di un fratello che mi danno coraggio, perché io ho subito minacce, ragazzi, io qua sono stato minacciato. In Giappone io ho ricevuto minacce di non mettere alla luce questo che sto facendo, di starmi zitto, di non parlare, hanno cercato di farmi passare per pazzo, hanno cercato di screditarmi, hanno cercato di farmi parlare, di farmi passare per un cialtrone. Ed è grazie a lui che ha creduto in me che oggi mi ha telefonato il giornalista del Corriere della Sera e domani uscirà l'articolo di nuovo. Eccolo, sta dietro di me, il Giappone è rinato. Il Giappone è rinato, la gente è in strada, è mezzanotte e mezza, ecco, guardate. Il Giappone è rinato, ragazzi, il Giappone c'è ed è grazie a questo farmaco. Non ci sono bugie, non ci sono scuse. L'Italia deve ammettere le sue colpe. Gli italiani, la stampa deve ammettere la sua colpa. Eccoci. No ragazzi, non servono le iene già le sanno ste cose, quella informazioni di regime, Barbara D'Urso informazioni di regime, tutti i giornali sono informazioni di regime, il nostro regime ci ha vietato questa notizia, il nostro regime ci ha vietato la libertà, ragazzi qua la libertà c'è, la gente corre, ride, stanno in strada, sono liberi, sono liberi, sono liberi, c'è la Vegan! Vegan, andate su Google, digitate e rimarrete stupiti ragazzi, sai di cosa cazzo rimarrete stupiti? Del fatto che è così facile trovare informazioni su questo farmaco, è così facile scoprire che la Cina lo sta usando, che lo sta usando l'Indonesia, porca puttana raga, l'Indonesia, e a noi ce lo stanno tenendo nascosto. Grazie Attilio, io te lo dico da fratello, grazie a me e a te, alla nostra unione, e noi dimostriamo che una mano aperta non fa niente, ma quando le dita si uniscono, noi siamo le dita della stessa mano, se le dita si uniscono tra loro e si chiudono insieme, si stringono insieme, si uniscono insieme, fanno un pugno e il pugno insieme ce la fa e noi insieme ce la faremo. È vostro dovere divulgare queste informazioni, ragazzi, noi potremmo rinascere, noi tra una settimana potremmo guardare in faccia questa cosa e ridere, ma non dobbiamo, facciamo sapere a tutto il mondo che c'è questo Avic, anzi facciamo sapere a tutta Italia, perché il mondo già lo sa, facciamo sapere a tutta Italia che questo Avican c'è, i politici improvvisamente faranno un passo indietro, il nostro buon Conte vi tirerà fuori dalla quarantena, si tireranno fuori con qualche scamotace e qualche scusa, magari vi daranno anche il farmaco, magari ci renderanno liberi, vi ridaranno il calcio, vi ridaranno le vedine, vi ridaranno il porno, la domenica e il lunedì le partite e voi in casa sarete felici. In realtà ragazzi non dovete essere felici, perché questo ha solo dimostrato che stanno pasteggiando con i nostri cadaveri e noi da questo dobbiamo ripartire per una nuova Italia. Noi non dobbiamo solo puntare ad avere questo farmaco, noi dobbiamo puntare a far sì che questo non accada più su di noi, perché questa è stata una manovra per distruggere l'Italia. Dobbiamo dimenticare il nostro hashtag da oggi in poi, lo dobbiamo stampare, io me lo faccio tatuare, deve essere hashtag io non dimenticherò, io non dimenticherò quello che avete fatto, io non dimenticherò che ci avete tenuto all'oscuro mentre il resto del mondo rinasce, noi stiamo morendo, io non dimenticherò che oggi tu Conte sei andato a firmare in Germania con la Banca Europea il fatto che possono bloccare i nostri conti e metterci mano dentro liberamente per ritirare sorti sulle sorti di Europa dopo questa crisi, perché questa crisi l'avete voluta voi. Io non dimenticherò che ci avete tenuto all'oscuro di tutto questo, io non dimenticherò la signora vicino casa mia che è morta perché è anziana, io non dimenticherò quando andavate in giro
video 3 mesi fa e facevate no, non sopravvalutiamo, questa è solo un'influenza, abbiamo solo 2 casi con tutti i morti che ci sono nel mondo, andiamo a fare l'aperitivo in giro, stronzi, tutti quelli che gli sono andati appresso a fare l'aperitivo. Io non lo dimentico Conte quando ha detto ragazzi, ma non facciamo allarmismi, ma quale chiudere le frontiere, assolutamente non diamo modo a questi fascisti di, ma che cazzo stai a dire, non esiste né destra né sinistra, no, loro, quella è una speculazione, la destra e la sinistra non esiste, ragazzi, noi l'Italia è l'unico paese al mondo ancora con le frontiere aperte ed è giusto perché noi siamo fatti così. Noi siamo fatti così, noi siamo un paese buono, un paese di artisti, noi non siamo nati per fare il male, non siamo nati per fare le cattive, noi siamo nati per la cultura, per la musica, per i spaghetti, noi siamo spaghetti e mandolini, noi siamo buoni, noi siamo un paese che ride, un paese che aiuta tutti ed è giusto, così ce l'abbiamo nel DNA. Non ci devono privare della nostra bontà con la paura, con lo spavento. Noi non siamo la destra che mette paura e che ci fa chiudere a riccio e ci mette uno contro l'altro. Noi non siamo la sinistra che non gli frega un cazzo di niente e vende il culo all'Europa pur da prendere 2 spicci e guadagnare. Noi siamo italiani, noi siamo un popolo di chitarre sulle spiagge, di bionde trecce, gli occhi azzurri e poi noi siamo un popolo d'amatori, noi siamo un popolo di belle donne, noi siamo un popolo di Don Giovanni, dei cazzoni, noi siamo un popolo meraviglioso, regà, e io non lo dimenticherò che loro ci stanno distruggendo e vogliono convincerci che noi siamo schiavi e che dobbiamo stare in casa chiusi, zitti, in silenzio mentre loro ci calpestano. Noi ci stiamo in casa perché noi siamo gente rispettosa e non vogliamo che questo virus propaghi, ma nello stesso tempo lottiamo e io non dimenticherò.